Salve ragazzi, buona giornata a tutti, sono Andrea Bruno, molti di voi già mi conosceranno, soprattutto chi opera nel web. Quest'oggi vi parlerò di un problema molto importante, vi parlerò del problema della disoccupazione, il problema che attanaglia milioni di italiani che non riescono a trovare un impiego nel nostro paese. Io una risoluzione al problema ce l'ho, ho la soluzione come riuscire a dare un impiego a tutti gli italiani. Dobbiamo unirci tutti quanti, prendere bastoni, randelli, mazze, vanghe, rastrelli, badili, tutto quello che può essere utile al nostro scopo e cacciarci fuori dai coglioni tutta questa gente che ci ha governato fino a oggi, portandoci alla rovina. Soluzione, noi possiamo trovare un impiego, dare lavoro a tutti gli italiani, però dobbiamo riuscire a cambiare radicalmente il sistema. E questi, guardate bene, sono delle mummie che si sono attaccate al loro cadreghino e il cadreghino ha anche fatto le ragnatele. Questi qui vanno schiodati da quel posto lì e vanno cacciati e mandati via, ma non mandati a casa, mandati lontano dal nostro paese, anche a tenerli in gattabuia, però nel nostro paese sarebbero comunque soggetti pericolosi, perché questi qui vanno allontanati, esiliati all'estero e gli vanno sequestrati tutti i loro e gente. Ma che cazzo fai nella mia trasmissione? 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 Fermi, Ma vattene, via, via! E non farti più vedere, guarda, ti becco un'altra volta a fregarmi la scena e so cazzi tuoi. Scusate, gente, chiaramente, come avrete capito, quel cretino lì non sono io, quello era solamente un sosia che ha cercato di fregarmi la scena. A dire la verità, l'ho assunto io, è il mio sosia che lavora per me, è una specie di sosia tipo quelli di Saddam Hussein, che nel caso mi facessero l'attentato, quello lì lo ammazzano, però almeno non beccano me, perché io chiaramente sono troppo importante in qualità anche di ideologo, pensatore e teorico per poter mancare. Fino a che non saranno diffuse le mie ideologie e le mie proposte, sono una pedina che non si può sacrificare. Allora, ragazzi, il sistema per risolvere il problema della disoccupazione in Italia, ma neanche in Italia, perché è un sistema che si potrebbe adottare in tutto il mondo. Ce l'ho, è un mio sistema che ho studiato io in qualità di inventore pensatore per pensare questi sistemi qua. Per me sono delle bazzecole, per me risolvere questi problemi. Io sono concentrato in problemi molto più importanti, più grossi, più, forse più importanti, no, però più sofisticati dal punto di vista concettuale. Per cui per me pensare un piano per risolvere il problema della disoccupazione in Italia è una cosa abbastanza semplice. Allora, prendiamo un esempio, un'azienda che ha 10 dipendenti. Per ogni dipendente lavora 8 ore giornaliere, 10 dipendenti sono 80 ore giornaliere. È sbagliato il concetto di assegnare il posto di lavoro in maniera nominale al dipendente. È come dire: io ti assegno un'unità di lavoro, te l'assegno a te in maniera univoca. Quello lì è tuo, io te lo affido a te, è tuo. Quello lì è sbagliato perché, prima di tutto, noi abbiamo dei principi costituzionali, che questo, andando a vedere proprio le cose, il sistema attuale sarebbe anche contro la Costituzione, perché la Costituzione sancisce l'uguaglianza tra tutti i cittadini, per cui io non posso assegnare una cosa tutta a te. Il lavoro, diciamo, non è qualcosa di astratto, è una risorsa fondamentale, è una forza su cui si basa, anche stando all'articolo della Costituzione, è la risorsa fondamentale su cui si basa il nostro paese. Per cui l'azienda che ha 8 dipendenti, nel nostro esempio, 10 dipendenti, 8 ore lavorative ciascuno, ha 80 slot di tempo giornalieri. Questi slot di tempo non è che li andrà ad occupare univocamente un impiegato presso quell'azienda. Sono
Si licenziano tutti gli impiegati d'Italia, si licenziano, ovvero gli viene tolta l'assegnazione a quel posto fisso e gli slot di tempo di lavoro verranno assegnati a rotazione e anche in base a quella che è la domanda di lavoro e l'offerta delle aziende, verrà assegnata in maniera paritaria a tutti gli italiani, per cui nessuno verrà escluso. Uno slot di lavoro corrisponde ad un'ora lavorativa, per cui l'azienda che ha 10 persone impiegate ha 80 slot di lavoro. Questi 80 slot di lavoro devono essere occupati da gente disoccupata, per cui tutti gli italiani saranno disoccupati, ma non ci sarà più il posto fisso, dovranno essere occupati da gente qualificata per quella mansione, per cui tutti gli italiani avranno lo stesso diritto ad accedere a quegli slot di tempo. Poi chiaramente un software regolerà il tutto, ci saranno anche delle priorità anche in base al luogo di residenza. È chiaro che non si può obbligare uno a fare 100 km il pendolare perché il suo slot di tempo è da quella parte. Ci sarà un software che regolerà tutto con delle priorità e vi garantisco un sistema gestito dal punto di vista di slot di tempo lavorativi come quello da me ideato non avrà le controindicazioni che qualcuno andrà magari a teorizzare, perché è vero, il numero di ore lavorative per ogni cittadino si abbasserà, magari lavoreremo tutti 3 ore al giorno, però nel momento in cui tutti lavoreranno 3 ore al giorno, il salario che verrà percepito per tutti i lavoratori italiani sarà anche il salario che avrà il potere d'acquisto per poter permettere agli italiani di vivere, perché in quel caso lì cosa succederà? Se il salario tipo è quello delle 3 ore lavorative, noi sappiamo praticamente la cosa andrebbe anche spiegata un po' tornando indietro. L'unità monetaria è un'unità astratta a cui tutti noi diamo un valore in base a quello che è il potere d'acquisto. Non è l'euro, non corrisponde a nulla di concreto e materiale come potrebbe essere un'unità di scambio fisica, oro e argento. È una unità monetaria convenzionale che possiamo definire astratta. Il potere di questa unità monetaria è dato dalla nostra società. Nel momento in cui tutti avranno il potere d'acquisto più o meno medio, diciamo, paritario alle 3 ore lavorative, i prezzi saranno tutti adeguati per poter vendere all'offerta, scusate, alla domanda che si presenta sul territorio nazionale. Per cui ci sarà un adeguamento tra domanda e offerta per andarsi incontro, per cui è chiaro che chi produce, chi fa qualche cosa che poi deve essere messa in vendita o i servizi adegueranno i loro costi, i loro prezzi a quello che è la disponibilità economica media dell'italiano, per cui nessuno verrà danneggiato da tutto questo. Il grande vantaggio di adottare la mia teoria degli slot lavorativi è essenzialmente anche alleviare le sofferenze di tantissimi italiani. Noi pensiamo come soffre un disoccupato non può avere una famiglia, non può avere una casa, non può avere un futuro, non può avere nulla di quello che gli dovrebbe essere suo di diritto per nascere. Un disoccupato, una persona che possiamo definire il dannato della società, e lui non ne ha colpa, non ne ha colpa perché non è colpa sua se gli altri gli rubano gli slot di tempo lavorativi. Probabilmente è uno che è meno raccomandato degli altri, oppure uno che non era presente nel momento in cui bisognava essere presenti quando vi era la distribuzione dei posti di lavoro, come per esempio la nuova generazione di oggi, giovani, sono dei disgraziati della nostra società. Per cui andiamo ad alleviare il dolore a tutta questa gente che non ne può nulla, sono vittime della società, e in compenso andiamo anche ad alleviare il dolore di tutti i dannati
che sono condannati alle 8 ore lavorative giornaliere. Adesso noi inventori, noi pensatori non abbiamo grandissima esperienza di lavoro, per cui se mi dite a me cosa vuol dire lavorare 8 ore, per me è un concetto astratto, però io quando già mi metto lì a lavorare un'oretta a fare una cosa, dopo un'oretta mi sembra che mi hanno buttato in mezzo alla fiamma e non sto più nella pelle, non resisto, cioè proprio mi viene da... Cioè, mi immagino quello che è costretto, condannato a remo 8 ore lavorative al giorno, quello lì impazzisce. A un certo punto non sta più nella pelle. Poi, per quello che ti trovi, gente che scappa all'estero impazzita, che la vedi proprio disperata, che non fuori di sé, arriva magari a 50 anni, dopo aver fatto una vita tutta precisa di sacrifici in Italia, poi quelli lì, prima o poi scoppiano, non ce la fanno più a stare nella pelle, per cui... Condannare una persona a lavorare più di 4 ore al giorno è una pazzia, più di 4 ore è già, io direi già 3, per alcuni supererebbe la soglia del sopportare. Per esempio, prendete me, io 3 ore non riuscirei a lavorare. È chiaro che questo concetto qui degli slot di lavoro è la mia è una proposta che a mio avviso è l'unica che potrà dare un futuro al paese. Poi, ragazzi, guardate bene, con l'introduzione degli automatismi industriali, e io sono...